Forza Italia dell'Aquila perde i pezzi e rimangono nel gruppo solo il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari e la consigliera Maria Luisa Ianni. Per quanto riguarda invece Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle, Leonardo Scimmia e Roberto Silveri, il capogruppo, tutti hanno deciso di costituire il gruppo consiliare Insieme per l'Aquila. La nuova formazione sarà presentata presto alla città, dicono, con tutti i protagonisti del nuovo soggetto politico. Non ci sentiamo disponibili a condividere indicazioni di partito, e il riferimento a Martino è chiaro, in contrasto con le necessità, le aspirazioni e le richieste della città. Il nostro percorso all'interno di Forza Italia, dicono ancora, è sempre stato lineare. Ci siamo sempre schierati dalla parte dell'amministrazione della città, rispettando il Consiglio Comunale, senza mai costruire la nostra attività su scene, scrivono ancora, all'interno dell'assise civica o su sterili ma mediatiche roboanti conferenze stampa. Per continuare su questa linea abbiamo però dovuto spezzare legami che di recente sono diventati sempre più simili a delle pastoie, a costo di rinunciare ad aspirazioni politiche più alte all'interno di uno dei più importanti partiti nazionali. Gettiamo volentieri il cuore al di là dell'ostacolo, dicono ancora, poiché sappiamo che solo al di là di esso è il bene dell'Aquila. Il gruppo Insieme per l'Aquila, chiariscono, nasce dall'adesione di consiglieri di diversi altri gruppi, uniti nel sentimento comune di levare una voce che sia realmente politica e allo stesso tempo aquilanissima. Ribadiscono Tetica, anche il sostegno a Pierluigi Biondi, ma evidentemente essere, anche al vice sindaco Guido Liris e all'assessore comunale Sabrina Di Cosimo. È ormai certo che l'Iris, che non potrà candidarsi con Fratelli d'Italia, rinuncerà al passaggio elettorale a febbraio per le prossime regionali. Una motivazione